Dopo 14 anni di indagini, la squadra mobile di Caltanissetta ha fatto piena luce sulla strage di San Basilio, compiuta il 2 gennaio del 1999 nel bar di una stazione di servizio a Vittoria, in provincia di Ragusa. Nell'agguato morirono 5 persone: Angelo Mirabella, in quel momento referente della strida vittoriese, Rosario Nobile e Claudio Motta, ritenuti affiliati al clan dominante, e 2 giovani incolpevoli, clienti del bar, Rosario Salerno e Salvatore Ottone. Il GIP del Tribunale di Catania, Laura Benanti, su richiesta della DDA, ha emesso nell'ambito dell'operazione denominata Victoria 5 misure cautelari in carcere nei confronti di Giuseppe Selvaggio, 41 anni, di Mazzarino, Alfonso Scozzari, 57 anni, di Vellelunga Pratameno, Claudio Calogero Cinardo, 34 anni, di Mazzarino, Orazio Buonprincipio, 44 anni, di Riesi, e Salvatore Siciliano, 48 anni, di Mazzarino. Secondo il collaboratore di giustizia Carmelo Massimo Billizzi, ex boss di Cosa Nostra di Gela, l'ordine sarebbe stato impartito dal clan Emanuello, che mirava ad allargare la sua egemonia anche nel Ragusano. La sentenza di morte fu emessa dai clan Piscopo ed Emanuello di Gela, rivali della stida vittoriese, capeggiata da Carmelo Dominante. Fu Billizzi a rivolgersi al boss di Cosa Nostra di Mazzarino, Salvatore Siciliano, il quale mise a disposizione i killer Selvaggio e Cinardo. A fornire le armi fu invece Alfonso Scozzari di Vallelunga, parente degli Emanuello. Un anno fa la Corte d'Assise d'Appello di Catania condannò all'ergastolo 2 presunti componenti del comando, Giovanni Avvento e Alessandro Emanuello. 30 anni di reclusione invece vennero inflitti a 2 collaboratori di giustizia, Gianluca Gammino e Carmelo Massimo Billizzi, esecutori materiali della strage. In precedenza erano stati condannati all'ergastolo i fratelli Giovanni e Alessandro Piscopo e il cugino Alessandro Piscopo, ritenuti i mandanti, ed Enzo Mangione, presunto basista.